per tutta una serie di considerazioni legate al mercato elettronico, la possibilità di poter acquistare tramite Amazon e altre piattaforme. E noi abbiamo pensato che se vogliamo rilanciarle, vogliamo insomma farla diventare una fiera diciamo, che dà un contributo alla nostra comunità, al nostro territorio. Riteniamo che debba cambiare e avere un taglio diverso, avere un altro obiettivo. E l'obiettivo è quello di dare un'informazione, informazione a chi? Soprattutto alle imprese, per renderle più competitive. Questo è quello che noi riteniamo l'obiettivo principale. Contestualmente abbiamo anche altre idee. Stiamo pensando anche di fare delle iniziative per cercare di far diventare questa fiera anche una fiera attrattiva dal punto di vista ludico, ricreativo, turistico. Condivido col sindaco che questa deve essere una fiera non solo di scambio di merci, ma anche un momento formativo, un momento di riflessione pubblica, dove ecco, il mondo accademico incontra il mondo dell'impresa. Innanzitutto mi preme ringraziare gli espositori presenti, perché di fatto sono loro gli attori principali di questa fiera. Senza gli espositori non esisterebbe la fiera. Notizia strettamente legata alla tartuficoltura, negli ultimi 2 anni. Tappatevi il naso, provate a masticarlo col naso libero, percepirete anche.